Grazie Presidente, io volevo solo, diciamo, sulla base delle opere finanziate con fondi privati, volevo giusto chiedere supporto all'assessore Mazzillo in futuro di verificare che poi queste opere, nel momento in cui devono essere messi nello stock patrimoniale del Comune, quindi al momento in cui ci sarà un collaudo, che ci siano delle verifiche, diciamo, concrete, visto la cifra che è nell'elenco, che stiamo parlando di 430 milioni di euro di opere, quindi insomma una cifra considerevole che, diciamo, proprio per il rispetto dei principi di universalità e integrità, noi sappiamo che il piano armonizzato dei conti, il 118, abbiamo tutta una serie di regole da rispettare proprio per le opere a scomputo. Quindi suggerirei di fare una commissione bilancio, magari che andremo ad approfondire questo aspetto delle opere a scomputo. Inoltre, una cosa che volevo mettere in risalto è quello che è emerso in queste commissioni congiunte bilancio con le varie altre commissioni, e cioè l'aspetto che molto spesso non si riesce ad arrivare a raggiungere l'obiettivo, cioè di spendere le risorse che sono state messe nei vari progetti, nel PEG, perché non ci stanno appunto i collaudi, oppure non si riesce a progettare. Questo porta poi avanzo di amministrazione e infatti molto spesso è il problema che se non si riescono a spendere i soldi che si sono messi diciamo a bilancio, poi è un danno, diciamo, per il comune. E allora ecco che queste commissioni hanno evidenziato queste criticità e che fortunatamente alcune sono state risolte, ma altre andrebbero risolte. E quindi bisogna fare un monitoraggio, almeno dopo l'assestamento di bilancio, di tutte le risorse che di sicuro non vengono impegnate nell'anno, perché bisogna assolutamente ritrovare poi una nuova collocazione a queste risorse per non far sì che vanno ad avanzo. Alfredo sa bene di quello che parlo, perché in commissione bilancio sono emerse queste criticità sia per scuola, per una serie di commissioni. Quindi chiedo che insomma ci sia un approfondimento, cioè un occhio di riguardo proprio su questo, proprio per cercare di spendere i soldi che sono stati, diciamo, pianificati nel bilancio di previsione. Grazie.